Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Oggi parleremo di contorno occhi, una zona molto importante del nostro viso che però abbiamo scoperto essere molto presa un poco in considerazione da parecchie persone. È proprio lasciata così a sé. Anche la mia mamma, ciao mamma, non usa contorno occhi, gliel'ho regalato io per il suo compleanno. Però c'è il medio, lo dobbiamo mettere questo contorno occhi. Eh sì. Allora, il contorno occhi purtroppo ci regala anni in più. Noi ne vorremmo sempre di meno, ma lui ce ne regala di più. Quindi ci dobbiamo stare, a maggior ragione, ancora più dietro e iniziare presto a mettere questo contorno occhi. No, verso i 50 ci chiediamo se è il caso di iniziare a mettere il contorno occhi, perché questo dicono, esatto. E il miracolo, le creme non lo fanno, le aspettative vostre sono troppo alte, ma non riusciamo a far sparire un solco. Quindi contorno occhi, io direi anche dai 26-28 anni, mettiamolo. Sì, però per quelle pigre 28 anni è già tardi. È tardi perché a 30 anni ve le ritrovate. Comunque, no. Bisognerebbe prendersi cura già da giovani, da giovanissime, e poi piano piano si sale, si cresce, si utilizzano cose sempre più potenti, più adatti, esatto. Perché poi ognuno ha la sua esigenza. Comunque il contorno occhi è molto importante da trattare, perché è completamente diverso dal viso, quindi non è che ci possiamo spalmare la crema per il viso fino a contorno occhi. Perché? Per due motivi. Uno, perché i contorno occhi sono oftalmologicamente testati, quindi sono adatti proprio a stare vicino alla mucosa dell'occhio. Sì. E non danno e non fanno un bruciore, perché molto spesso, fateci caso, se voi vi avvicinate con la crema che mettete sulla pelle vicino agli occhi, vi può dare fastidio, perché possono anche contenere delle profumazioni, anche quello può dar fastidio. E secondo voi, perché la pelle del contorno occhi è leggermente diversa da quella del nostro viso. Intanto è molto più sottile, di parecchio, 0,5 rispetto ai 2,5 della pelle del resto del viso, ha un pH diverso. Sì. E poi? E quindi è totalmente da trattare a parte. Per questo, cioè, la crema del viso non penetra proprio, perché la molecola è molto più grande. Quindi contorno occhi, cioè, non è una questione di marketing che uno vuole far spendere i soldi, purtroppo è così. Quindi comprate questo benedetto contorno occhi, mamma mia. È una battaglia il contorno occhi, ho notato, quindi bisogna parlarne e approfondirne. Poi, le tipologie più importanti, comunque la problematica che si presenta sul contorno occhi, sono tre. Come abbiamo detto, rughette, occhiaie e borse. Iniziamo da quest'ultima, dai. Borse. Che cosa sono le borse? Generalmente si presentano in questa zona, indipendentemente dall'età, ed è un risparmio di liquidi, sostanzialmente, al di sotto della pelle. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cercare di drenare tutta la zona, andando a utilizzare proprio dei prodotti specifici. Ce ne sono tantissimi, noi qui ne abbiamo portato uno nello specifico, che è questo di Eteria. In questo prodotto ci sono diversi tipi di ingredienti per andare a drenare la zona. C'è anche il rusco, la vitamina C per esempio, e poi ce ne sono tantissimi altri come la rosa canina, che contiene anche questa vitamina C, che va a illuminare, e ce ne sono diversi. Questi sono i principali per contrastare la borsa, perché bisogna drenare fondamentalmente quando si presenta la borsa, e in più ovviamente anti-age, con l'acido ialuronico e peptidi, che vanno proprio a fare effetto lifting. Esatto, quindi è molto importante anche che il contorno occhi sia specifico per la problematica, certo. Perché non tutte possiamo utilizzare lo stesso contorno occhi. Ad esempio, io e Giulia non soffriamo di borse, è inutile andare a utilizzare un prodotto del genere. Ci sono prodotti più indicati ai nostri per esigenze. Le nostre esigenze. Poi, altra problematica, l'occhiaia scura. Allora, quando si presenta questa occhiaia scura, che a volte l'abbiamo anche in tenera età, lì è genetica, quindi abbiamo un problema di microcircolo, quindi ristagna il sangue, i vasi sanguigni sono un pochino più visibili ed è dato dalla finezza proprio della pelle. La pelle, quando è più fina, più è visibile lo scuro intorno all'occhio.
In più, dobbiamo andare a utilizzare tutti, anche qui, il drenante, non farebbe male, quindi bevete comunque sia qualsiasi problematica del contorno occhi, anche il gonfiore, bere tanta acqua. Poi, illuminanti, in questo caso bisogna utilizzare contorno occhi depigmentanti, quindi per andare a schiarire la zona. Io ad esempio ho preso questo che secondo me è il depigmentante per eccellenza della Don Solea, è quello roll-on, quindi è liquidino, può andare anche in frigo, infatti, in modo tale che quando lo andiamo ad applicare fa anche effetto fresco, così diamo una botta al microcircolo e contiene tutti illuminanti e drenanti, anche qui ci sono. C'è anche la vitamina A, che è il retinolo, che va proprio a schiarire la zona. Liquirizia, anche qui, che anch'essa lavora proprio per schiarire e illuminare. L'unica cosa che possiamo utilizzare sono i depigmentanti, in questo caso non c'è nient'altro da fare. Bene, altra problematica che incontriamo, come nel resto del viso, anche purtroppo è sotto gli occhi, sono le rughette. Le rughe e le rughe profonde. Queste ce le abbiamo un pochino tutte, Queste sì, di base. purtroppo, sì. Poi chi ce l'ha di più, chi ce l'ha di meno. Ovviamente chi ce l'ha di più perché proprio non idrata la pelle né dall'interno né dall'esterno. Bisogna bere molta, molta acqua perché fa bene in generale per tutto. Anche per la comparsa di rughe per prevenirle, quindi utilizzando dei prodottini che ci possono aiutare in questo. Ora, ovviamente anche l'espressività va a influenzare la comparsa di rughette, Vabbè. però lì non è che ci possiamo fare niente, nel senso è bello ridere, piangere, emozionarsi, quindi su quello non ci possiamo fare niente. Cosa possiamo fare? Possiamo andare a Possibile. prevenire attraverso l'idratazione. Tutto qui. Oltretutto, noi nel contorno occhi, che sembra una zona veramente piccola, abbiamo 20 muscoli che si muovono. Ecco perché si segna molto di più. Cioè, la prima zona che si segna nel nostro volto, purtroppo, è il contorno occhi. Perché ha tanti muscoli, ma Tantissimi. poi ghiandole che producono sebo, Servo, quindi giusto? l'idratazione manca, per questo nel contorno occhi è sempre un pochino più, la parte più secca, infatti anche chi ha la pelle mista o grassa, comunque il perioculare lo deve nutrire tanto, proprio perché non avendo ghiandole sebacee non si autoidrata, diciamo così, e quindi tende a segnarsi molto prima. E creme, solo creme e tante, la mimica facciale ce n'è, come abbiamo detto, tanta anche quella. Carpe non possiamo essere nella vita, immobili, quindi ridiamo e quant'altro, ma curiamoci. E qui per questa problematica delle creme molto molto idratanti e antiossidanti. Abbiamo portato quella della Sandawa, che è il prossimo contorno occhi della signorina, che è meravigliosa, a parte la consistenza che sembra una pomata, è molto ricca, poi la stendete, a parte che è anche trasparente, quindi neanche la percepite poi. Va a nutrire bene in profondità. Io sinceramente quando l'ho testata l'ho applicata 3 volte, cioè l'ho Non applicata ci una volta credo. sull'altro, fantastica, meravigliosa, ho fatto tipo un impacco notturno, stupenda, però la mia pelle se l'è mangiata tutta, quindi molto buona. Poi loro utilizzano la camellia al primo posto, che è un super antiossidante e anti-age, che lavora anche sulla depigmentazione, molto importante. Poi ovviamente acido ialuronico, che è un super idratante anti-age. Quindi è una bomba, questo è fatto benissimo, è un prodottino coreano che loro hanno una ricerca dietro prodotti, stanno sempre avanti a noi, anni luce, fanno quasi tutto fermentato, quindi amplificano il potere di qualsiasi principio attivo. E questo a mio avviso per le rughette, l'espressione intorno al contorno occhi è una bomba, buono. Quindi Lo questo. proverò a breve perché, come sapete, se ci seguite anche su Instagram, ho iniziato un trattamento d'urto per le rughette C'è la verso crisi dei la zona 30 delle anni, ragazzi. rughette. Ebbene, ebbene sì, ancora non ce li ho, però Bisogna prevenire, è bisogna. importantissima la prevenzione, perché una volta che ci stanno, il miracolo, le creme non lo fanno. Quindi, oltre a cambiare il prodotto contorno occhi che sto utilizzando, non perché lo cambio così, ma perché l'ho finito e quindi vado a fare un ricambio e utilizzo dei prodotti sempre più specifici,
vado anche a integrare come? Attraverso la skincare integrativa, come dice il nome, non soltanto sul viso, ma proprio specifica per il contorno occhi. Ce ne sono di diversi tipi, come abbiamo già detto in precedenti video, e quelli che sto utilizzando in questo momento sono quelli all'idrogel e di questa marca, come si chiama? Beauty Face? Comunque sono questi qui, che hanno come principio attivo principale il collagene marino, specifichiamo, e diversi altri tipi di ingredienti che vanno a contrastare, come la vitamina E, ce n'è tantissimo. L'acido ialuronico ha diversi pesi molecolari, leggo qui, così va a penetrare in profondità bene nella nostra pelle. Questi sono i principali che vanno a cercare di dare questo effetto lifting che tanto... Comunque la skincare integrativa anche per il contorno occhi è importantissima, certo. Perché ci dà, cioè, una cosa in più alla crema che mettiamo quotidianamente, come le maschere, esatto, che comunque ti porti dietro per 2-3 giorni, perciò bisognerebbe fare, se siamo bravissime, almeno 2 volte a settimana, così siamo coperte tutta la settimana da un qualcosa di un po' più strong. Magari iniziamo lunedì, poi facciamo mercoledì e magari la domenica, che si ha un po' più di tempo, ci si può fare pure un bel impacco. Io la domenica mi dedico sempre, proprio sempre. Poi quando ho tempo anche il mercoledì. Comunque poi di patch contorno occhi ce ne sono di tutti i tipi, anche loro, per tutte le esigenze. Il tessuto anche, esatto. Se non mi piace l'altro. Quello che ho preso io, che utilizzo spessissimo, che mi hanno visto utilizzare a me su Instagram, sempre questi utilizzo, della Giada, e li fa sia per borse e occhiali, invece questo è rimpolpante e liftante, perché contiene il ginseng, che va proprio a tonificare, in più ovviamente acido ialuronico, bomba, l'acido ialuronico deve stare sempre. Ad esempio, io non lo amo l'acido ialuronico per tutto il viso, ma per gli occhi, per il contorno occhi sì. Davvero? No, mi spallina. No, non è vero, ti tutti gli ingredienti con l'acido ialuronico. No, l'acido ialuronico puro. Ah, puro, ok. Puro perché effetto gel. È vero, tira. Esatto, come un po' come il gel d'acqua. Nelle formulazioni ti piace. Sì, sì. Ecco, sì, pure a me fa così. E quindi nulla. Vi abbiamo dato i migliori consigli che potevamo per il contorno occhi. Se li mettete in pratica, sicuramente andrà molto molto meglio e ci farete sapere. Mi raccomando, utilizzateli e vedrete la differenza. Per avere uno sguardo bellissimo, aperto e senza rughette. Va bene ragazzi, per oggi è tutto per questo video. Concludiamo qui. Mettete tanti like e scriveteci per qualsiasi dubbio, domanda, recuperazione. E seguiteci su Instagram. Tanto qui sotto trovate tutti i link ai video precedenti e al nostro profilo. Vabbè, perché su Instagram siamo molto più attive. Quindi vi diamo proprio consigli nel quotidiano, non dovete aspettare una settimanella. Tutti i giorni. Un bacione, alla prossima!